Non è detto che l'arcobaleno dà le risposte a tutti i miei perché, ma nessuno, ahimè, dà attenzione a me e i miei sogni non son più con me. Forse da incolpare il mondo, o forse c'entra il mio pensiero. Io inseguivo arcobaleni, sono vivo! Sono vivo! Grazie del servizio, figone. Sì, sì, ascolta. Che rimanga tra noi, chiaro? Non voglio che giri voce che offro dei servizi a gente per caso per strada. Erano solo soldi facili, comprendi? Ma certamente, mignottone! Mi hai insultato! Avvisami quando hai qualcosa di più originale, irsuta che carepressa dal pene minuscolo. Saluto tua moglie da parte mia. Ammesso che torni. Quante storie per con le bombe. Via! Ehi! Chi la trova se la tiene, frocione! Oh mio Dio! La mia droga! Diamine! Quel cacasotto di peccatori! È meglio che non intralci nei miei piani di conquista! Che saggia decisione! Il potere delle mie macchine è ineguagliabile! Nessun demone può essere paragonato a me! Wow! Un monologo davvero unico! Capo! Già! Ha mostrato di che pasta è fatto! La mia parte preferita è quando colpisce col laser! Manco vorrei essere colpito io da quel laser! Con questo ritmo avrò il pieno controllo dell'intero lato ovest di Pentagram City entro fine giornata. E nessuno, neanche una singola bestia di questo dannato posto può togliere questo grande impero dalla mia morsa velenosa. Mitico! L'inferno sarà mio e tutti avranno stampato in mente il nome di Sir... Pippone! Cosa? Chi ha parlato? Ditelo di nuovo se avete fegato feti marci di un pollo fritto! Subito! Non abbiamo aperto bocca, capo. Non sapevo fosse circa di rogne. Vecchiaccio. Fossi in te, comincerei a togliere questo balocco di merda dal mio territorio prima che te lo fracassi! Di più. Oh, hai proprio fame, milady! Avrai pane per i tuoi denti! Buon pomeriggio dalla vostra Katie Killijoy! E dal vostro Tom Trent!
Oggi più che mai caos regna a Pentagram City. Si è scatenata una battaglia nella zona ovest tra il noto boss Serpentius e l'autoproclamata regina spaccaculi Cherry Bomb. Esatto, Tom. Dopo il recente sterminio, molte zone sono per tutti i tipi di artigli. I demoni di tutto l'inferno si stanno dando da fare per conquistare nuovi territori. Quei due hanno davvero molto astio tra loro. Sembra che lottino con le unghie e i denti per quel bottino. A me piacerebbe mettere le unghie sul suo di bottino. Sei proprio un cazzone, Tom. O forse dovrei dire un coglione. Restate con noi a seguire un'intervista esclusiva con la figlia del capo supremo dell'inferno, che avremo qui per discutere di un suo grandissimo progetto. Questo è di più dopo lo stacco. Sì, uomo, razza di... Ok, ti ricordi tutto, vero? Sì, diamoci dentro. Se hai qualche lapsus, segui le mie labbra, ok? Su, via, Veggy, so che cosa dire. Mi frulla solo l'idea che dovremmo... Non so, rendere le cose più stimolanti. E se potessi... Improvviserò una canzone. Sapevo che l'avresti detto. Perché ti conosco bene, ma ti prego non cantare, è una cosa importante. Beh, tu sai che la mia maniera migliore di esprimermi è attraverso il canto. Ma la vita non è tutto un musical, tesoro. Ok, ma ho un sacco di idee in più su cosa dire. Le parti sottolineate sono quelle che preferisco. È tutto sottolineato. Ma è un disegno questo? Sì, è il lieto fine, vedi? Tutti che sorridono felici in paradiso. Non penso sia così facile, solo ti prego, parla solo delle cose che abbiamo concordato. E non ti azzardare a cantare. Va bene, va bene. Dovrò solo far leva sulle mie impeccabili doti di improvvisazione. Salve, sono Charlie. Katie Killijoy. Ti direi piacere di conoscerti se fossi una bugiarda. Metti via quella mano. Io non tocco le lelle. Ho degli standard. Bene, come procede la vita? Guarda, il mio tempo è d'oro, quindi sarò franca con te. Non sei qui perché lo abbiamo deciso noi. Ringrazia Geoffrey che non è presente per la sua rubrica di cucina cannibale. Sarai anche la figlia di uno che conta, ma a me non tocca affatto. Sono troppo ricca e importante per lasciarmi fottere da una principessina dei demoni vestita in smoking e la sua grande pubblicità. Ma io... Perciò non fare la smilata con me, tesoro, giuro che me la paghi. E siamo in onda. Bentornati, allora, Charlotte. Mi chiamo Charlie. Quello che è. Parlaci di questo tuo grande progetto per il quale hai intasato di chiamate la redazione per giorni. Beh... Oh. Come molti di voi sanno, sono nata proprio qui all'inferno e, crescendo, ho sempre provato a trovare il lato positivo di tutti gli individui. Questa è la mia casa. E voi siete la mia gente. Noi abbiamo appena superato un altro sterminio. Molte anime ci hanno lasciato e il cuore mi si congela nel vedere che ogni anno la mia gente viene uccisa senza pietà. Nessuno ha dato neanche una chance! Riesco a sopportare a malapena vedere il mio luogo di nascita soggetto a così tanta violenza! Perciò, quello che ho pensato è... Non c'è un modo compassionevole per gestire tutta la sovrappopolazione qui all'inferno? Magari si potrebbe creare un modo alternativo di cambiare le anime con... la redenzione? Io dico di sì! Ed è questo l'obiettivo del mio progetto! Gentili signore e signori, sto per aprire il primo del suo genere! Un albergo per riabilitare i peccatori! Si sa che gli hotel sono per la gente che alloggia... temporaneamente? Questa ragazza parla sul serio? Pensa che ha proprio detto che... ha perso qualche rotella. Penso che sia un luogo adatto, per lavorare sulla redenzione. Yay! Che mongoloide! Sentite, sono certa che ognuno di voi ha qualcosa di buono nel profondo del cuore. Ne sono più che sicura. O forse non mi sono spiegata bene. Oh no! Il mio sogno racconterò. Un meraviglioso albergo creerò. All'inferno qui sarà una grande novità. Mi ospite accolto ben sarà. Ogni demone ha un arcobaleno. Ogni
peccatore un bel sorriso ha. E persino i carnefici dei crimini molto amici, un cuore luminoso dentro già. Con l'amore di sorriso andrete in paradiso. Ci vorrà solo il giusto tempo e la pioggia. Sei un drogato, uno schiavista, criminale, un affarista, anche un super villain, io ti aiuterò. Dai cretinai al samani, anche i maniaci sessuali, soprattutto alcolizzati, salverò. Qui dei peccati sarete curati, questo è il processo, sarà un gran successo. Qui all'inferno c'è la pioggia. Il fuoco spegnerà, le urla calmerà, avrete tanto affetto e dolcetta volontà. Coccole voi avrete e wow esclamerete, basta solo fare il check-in. Quindi il tabù fa paturi, chi fa false previsioni e torturatori si potrà ancora. Anche i mostri, i ladroni, i cannibali, i prignoni, loro che il sorriso si tramonterà. Non credi sarete, non ve ne mentirete, servizio eccellente, non vi mancherà niente. La vita dolce sa la pioggia. Wow, gran cazzata! In nove, dico in nove gironi! Cosa cazzo ti fa pensare che almeno una persona dell'inferno importi qualcosa di diventare una persona migliore? Non hai nemmeno fatto un esperimento che possa confermare ciò che dici! Pensi che le anime diventino buone perché... perché sì? Se permette, abbiamo già un volontario. Crede nella nostra causa e ha fatto incredibili progressi. Ma davvero? E chi sarebbe mai? Ah, forse lo conoscete come Angel Dust. Il porno divo? Lo conosci di fama o di persona? In ogni caso, come esito, non è granché. Quel marchettaro farebbe qualsiasi cosa se sai usare il polso. Con tutto rispetto dissento. Si è regolato, pulito ed è lontano dai guai già da 2 settimane. Notizia dall'ultima ora. Abbiamo appena ricevuto notizia che un altro soldato si è unito alla battaglia. Ma guardiamolo dal vivo. Oh, cazzo. Puoi dirlo forte, tesoro? Sembra che il soggetto intromesso nella battaglia non sia altri che... il porno divo Angel Dust. Ma che gustosa coincidenza! Come ci si sente ad essere stupidi? Aumento d'ascolti! Non guardate! A quanto pare il tuo progetto è morto ancora prima di nascere. Di pure al pubblico come ci si sente ad essere dei completi falliti! Ah sì? E come ti senti tu quando ti rubano una penna, eh? Cagna! Ops! Ehi, ma che bella sorpresa, Angie! Ma dai, scherzi! Sono anni che mi manca l'adrenalina, tesoro! Ma dove sei stato a proposito? Pensavo fossi morto o altri cazzi e mazzi! Ma magari! Sono stato in una cagata di albergo dall'altra parte della città! Certe lagne sul farmi alloggiare gratis, basta che mi comporto bene! Sai com'è, niente baruffe, niente scherzi pesanti, niente parolacce, droghe d'alcol, parole sue, non mie! Non mi diverto affatto con quelle stronze! E sono pulito da 2 settimane! Che merda! Beh, non del tutto. Diciamo che mi batte in pulizia uno spacciatore di roba boliviana. Oh sì, più forte, paparino! Figliuolo! Siete delle troiette senza classe! In guerra la parte che si ricorda di più è quella con... stile! O quella di chi non è morto. E parlando di stile, il tuo cappello è vivo o cosa? Oh, ecco, questi non sono cazzi che vi riguardano, non credete? Detto così sembra che lui lo dà e tu lo prendi. Vi faccio il culo a suon di frustate. Invitante. Ma non in quel senso, zozzone. Non fai tanto il cazzone adesso, vero? Scusa, Coso, dovresti davvero ascoltarti quando parli. È da quando sono qui che faccio battute a doppio senso! E si vede proprio che non le hai capite. Insomma, è così triste! Secondo te finirai nei guai per questa baraonda? Nah, che avremmo combinato mai? Qualcuno vuole aiutarmi, cazzo! Non sei cambiato affatto e mi sta bene. Sei il migliore amico con cui posso fare un po' di baldoria. Grazie, tettine di zucchero.
Allora, definiamo. Il vero piacere. Cosa? 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 Cosa cazzo ti è preso? Ma ho fatto un favore ad una mia cara amica, non è forse una buona azione? Da brave persone? Non certo unendosi in battaglie che portano a genocidi territoriali! Beh, alcune ne vinci, molte ne perdi. Non è andata così male dopo tutto. Andiamo, dovevo farlo! La mia credibilità era appesa a un filo! Ah, insomma, che figura ci faccio se la gente vede che cerco di ripulirmi? Perderei il mio personaggio. La tua credibilità? E quella dell'hotel allora? La tua bravata ci ha fatto diventare dei cazzo di pagliacci! No, cara. I pagliacci fanno ridere. Vi ho fatto sembrare... penose. E patetiche. Come un orfano. Senza braccia, né gambe... Oh, e con la progeria! Fantastico, adesso sì che non mi esce più dalla testa. Ci sono i cuori qui? Puoi fare il serio almeno una volta in vita tua? D'accordo, ci proverò. Non girarti troppo le tapas, baby. Hai fatto una battuta sessista o razzista? Ciò che ti irrita di più. Insomma, non ci sono alcolici qui? Io lo uccido. Troppo tardi, cocca. Ehi, però vuol dire che sarei morto il doppio. E poi dove dovrei andare? Al doppio inferno? Scusa, ma sei bloccata con me, stronza. Facci il caldo. Cognolino de merda! Ascolta, perché preoccuparci di qualche ferito? Molti erano anche dei perfetti mongoli, guardati intorno, degli emeriti cessi ambulanti. Paghi proprio tu? Ehi! Io ho un corpo perfetto! Tutti vogliono un pezzo di me, e le lettere dei miei fan accaniti ne sono la prova. Sei stato davvero indelicato, lo sai, Angel? Indelicato? Dopo quello che ha combinato, sarà impossibile che qualcuno voglia venire all'hotel! Tutto grazie a te e alle tue cazzate egoiste! Perciò se ne va l'alloggio gratuito? Ah, cavoli! Ehi, andiamo! Non sappiamo ancora se abbiamo fallito. Rilassati, Veggy. Andrà tutto bene. Non sarebbe una cattiva idea rifornire questo posto con del cibo vero, sapete? Per le anime che verranno in questo albergo, no? Ti chiamo di continuo, anche se sei impegnata. È davvero impegnata, ma... l'intervista non è andata bene. Non so se potrò fare la differenza qui. Non so che cosa stia facendo. Ho davvero bisogno di un consiglio, mamma. Penso che papà avesse ragione su di me. Comunque, smetto di parlare per ora. Ti ho già detto troppe cose. Ti voglio bene. Ciao. Buon... Di... Veggy? Che c'è? Il demone della radio è alla porta. Cosa? E chi è? E adesso che faccio? Beh, non farlo entrare. Posso parlare o no? Puoi farlo. Alastor, piacere di conoscerti, tesoro, che piacere. Chiedo venia per l'entrata brusca, ma ho visto il suo fiasco sul tubo catodico e non ho saputo resistere. Che performance! Non mi divertivo così da quando è crollata la borsa nel lontano 29. Mamma, quanti orfani! Fermo dove sei, cabron hijo de perra.
Io so cosa brami. Non ti permetterò di ferire nessuno, capito? Pomposo e viscido conduttore rato di merda. Sai, se avessi voluto ferirvi, cara, l'avrei già fatto da un pezzo. In realtà sono qui per offrire assistenza. Come, scusa? Il mio aiuto! Ehi là, questo affare è acceso? Prova, 1, 2, 3. Sì, ti sento forte e chiaro. Tu vorresti aiutarmi con... Questa vostra cosa insulsa, questo hotel, io voglio aiutarvi a gestirlo. Ma... perché? Mi chiedi la ragione? Pura, assoluta noia! È da decenni che mi mancava l'ispirazione. Il mio lavoro è diventato monotono, senza interesse. Ho uno scopo! Sono arrivato a desiderare una nuova forma di intrattenimento. Dici che conta come intrattenimento fare a botte con una giornalista? È la forma più pura, dolcezza. Realismo, pura passione! Dopotutto il mondo è un palco, e il palco è un mondo pieno di intrattenimento. Quindi significa che anche tu credi che sia possibile riabilitare un demone? Ma certo che no! Quella è una stupidaggine! La redenzione o la mancanza di umanità! No, 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 no. Non credo ci sia un modo per salvare questi patetici peccatori. La loro chance l'hanno avuta nella vita vera, la loro punizione è questa! Il passato non si cancella. E allora perché vuoi aiutarmi se non credi in questa causa? Considerano un investimento per il mio intrattenimento personale. Voglio vedere la feccia del mondo distruggersi per scalare la cima del miglioramento, solo per farli ripetutamente. E miserabilmente cadere nel fretto marito del fallimento. Ok. Sì, signora! Vedo enormi progetti in serbo per noi e chi può aiutarti meglio del suo... E allora, che problemi ha Mister Sorriso qui? Aspetta, non hai mai sentito parlare di lui? Sei qui da più tempo di me. Il demone della radio, uno degli esseri più potenti esistenti qui all'inferno? Non seguo la politica. Oh, decine d'anni fa, Alastor si è presentato all'inferno. Si dice in piena notte, sconfiggendo in poco tempo sovrani che hanno dominato da secoli. Ha uno strano potere che nessun'anima mortale ha mai avuto prima. Ha anche trasmesso via radio le sue carneficine in tutto l'inferno, così che chiunque potesse conoscere il suo potere. Da quel momento venne chiamato il demone della radio. Poca fantasia, vero? Molti si sono chiesti quale forza inimmaginabile abbia portato a rivaleggiare i mali più distruttivi del nostro mondo. Ma una cosa è certa, è un'imprevedibile fonte di pericoli, un empio spirito del mistero e un orribile mostro del caos. Assolutamente non dobbiamo farci coinvolgere da lui se vogliamo rimanere in questo mondo. Ah, è finito? A me sembra un pappone gusto fragola. Beh, io non mi fido. E dimmi un po', di quanti uomini ti sei fidata? Di molti? Di alcuni? Charlie, ascoltami. Non puoi fidarti di quel tipo. Può sembrare felice all'apparenza, ma gioca sporco. Puro male. Non può essere redento. Ed è ovvio che è venuto qui per distruggere tutto ciò che vogliamo realizzare. Beh, non ne abbiamo certezza. Guarda, so che è cattivo ed è anche chiaro che non vuole cambiare. Ma il motivo principale del mio progetto è dare alla gente una chance ed avere fede nel cambiamento. Non mi riesce di dare le spalle a qualcuno. Non posso. Va contro tutto ciò che voglio fare e tutto ciò in cui credo. Perciò, fidati di me. Io so badare a me stessa. Charlie, qualunque cosa tu faccia, non stringere patti con lui. Sta tranquilla, una cosa da mio padre l'ho imparata. Non dar retta alle stronzate degli altri demoni. Ok, allora, Al, sei dannatamente losco e hai notato che quello che ho fatto è una gran cazzata. Ma non per me. Sono ancora convinta che ognuno di noi debba avere la possibilità di migliorare. Quindi accetto la tua offerta. L'unica postilla è nessuno scherzo o tranello in stile voodoo. È da considerarsi un patto? No, niente strette o patti. Io, come principessa dell'inferno ed erede al trono, ti concedo l'ordine di aiutarmi in questo progetto. Per tutto il tempo che vorrai. Ti sta bene? Mi sta bene. È fatta allora.
Sorridi, dolcezza. Non sei del tutto vestita senza un sorriso? Allora, dove sono i dipendenti? Beh, ecco. Dovremmo fare meglio di così. E tu che sai fare, mio giovincello effeminato? Succhiartelo? Ah, no. Vabbè, ci perdi tu. Beh, così non va bene. Suppongo che un paio di miei debitori potrebbero sistemare tutto. Questa dolce creaturina è Nifty. Ciao, sono Nifty. Piacere di conoscervi. È tanto tempo che non mi facevo dei nuovi amici. Siete tutte donne? Non ci sono uomini! Scusate, ho esagerato. Oh, cielo, qui è un porcile. Ci vuole un tocco femminile, il che è strano. Siete tutte donne, senza offesa. Santo cielo, è orribile! No, 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 no! Ah, guardate e piangete, ragazzi. Poker dal bear! Ma dove diavolo mi trovo? Tu! Ah, Husker, vecchio amico mio! Bello rivederti! Non ci provare, gran figlio di buona donna! Stavo per vincere questo intero piatto! Io sto bene, grazie. Cosa diavolo vuoi stavolta? Vecchio mio, sto facendo un po' di beneficenza, così ho pensato bene di introdurti nel mio programma. Spero ti vada bene. Ma stai scherzando? No, non penso proprio. Davvero credi che sia giusto farmi apparire dal nulla e chiedere favori senza avvisare? Ma perché mi hai preso per uno stupido clown? Forse. Me ne sbatto della tua beneficenza. Beh, vecchio mio, ho pensato che fossi il tipo perfetto per gestire questo adorabile bancone. Con il tuo sorriso e la tua frizzante energia, sei perfetto per questo lavoro. Avanti, vecchio mio. Posso rendere il tutto più gradevole, se tu lo vuoi. Cosa? Credi che il tuo charme e dell'alcol scadente possano convincermi? Hai visto giusto? Ehi, ehi, ehi! No, niente bar, niente alcol. Questo deve essere un posto che scoraggia il peccato. Non certo una sorta di... misera, squallida tana per... Taci! Ah! Stai zitta! Questo ce lo teniamo. Ehi, va a farti fottere. Solo se mi guardi farlo. Oh cielo! Benvenuto all'Happy Hotel! Lo amerai da matti! Ho perso la capacità di amare tanti anni fa. Allora, cosa ne pensi? È meraviglioso! Per me va bene. Tutto questo sarà molto divertente. Hai un sogno che vuoi raccontare? Anche biologico, ma cosa costa tentare? Sei la scintilla che risplende d'acqua giù, ma ora diamo a questi stolti dove sta Tacabanda! In ogni demone c'è una storia, sì, ma un sorriso basterà per esserci, per esserci. Su, ripuliamo il posto con un po' di redenzion. Su, mostriamo loro che abbiamo classe e stile, sì. Il tuo progetto, sì, volerà lassù, allora passa insieme a noi un po' di tempo alla spin. Oh! Ah! Bene, bene, bene! Con questo ho completato l'album degli Strambi! Ci si incontra di nuovo, Alastor! Ci conosciamo? Oh, certo che sì! E questa volta ho con me l'elemento sorpresa! Sono così malefico! Qualcuno ha fame? Chi vuole il jambalaya? Una volta mia madre mi ha insegnato una variante deliziosa, infatti l'ha quasi uccisa. Si può dire che sia dannatamente buona. Sono carico oggi. Signori, questo è solo l'inizio di quanto si possa cambiare qui.
Il gioco è appena iniziato. E ora, restate con noi. Ora puoi puntarmi contro il laser.